Seduta consiliare del 25 febbraio 2019 del dottor Alessandro. Presente. Boccardo Andrea. Menchetti Jacopo. Spelta Daniele. Assente. Tommasi Tamara. Pedonese Federico. D'Alessandro Gloria. Maggi Fabrizio. Dalle Luche Graziano. Rombi Nicola. Benedetti Angelo. Maineri Federica. Assente. Gemignani Patrizia. Rugani Michela. Presente. Lunardelli Marco. Favilla Andrea. Presente. Bertola Giampaolo. Assente. Iacomini Alberto. Di Giusto Fabrizio. Erra Riccardo. Mancini Marcello. Assente. Andreini Mario. Micheli Riccardo. Matteucci Alberto. Assente. Da Prato Niccolò. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 consiglieri presenti. 1, 2, 3, 4, 5. Sì. Grazie segretario. Allora, prima di iniziare il Consiglio Comunale, devo dare comunicazione del consigliere Daniele Spelta, che mi ha mandato comunicazione che non può essere presente al Consiglio Comunale. Nominiamo gli scrutatori: D'Alessandro, Gemignani e Micheli Riccardo. Allora, partiamo col primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni. Allora, inizio io, che ci sono diverse comunicazioni da dare al Consiglio. La prima: mi è arrivata un'adesione al gruppo della Lega. La presente per comunicare che, a sensi dell'articolo 34 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, a far data da oggi il sottoscritto consigliere comunale Niccolò da Prato aderisce ed entra a far parte del gruppo della Lega. Il 22 febbraio 2019. Do un attimo la parola al capogruppo della Lega se mi dà conferma e se mi dice anche chi sarà il prossimo capogruppo. Sì, ovviamente è con felicità che accolgo nel gruppo della Lega Niccolò, finalmente anche un giovane oltre che me nella Lega, e ovviamente non gli lascio la poltrona di capogruppo, ma quella me la tengo. Grazie. Allora, a tutti i capigruppo, chiaramente avremo un capogruppo o meno, perché mancherà la rappresentanza dei 5 Stelle. Un'altra comunicazione: oggetto articolo 4 del regolamento di concessione utilizzo da Galleria Europa. Il sindaco ha nominato, sapete benissimo che una delle pratiche in oggetto sarà la Galleria Europa, la commissione, l'elezione della commissione, una dispettanza del sindaco Alessandro Del Dotto, e ha nominato Bezio Moriconi. Poi un'altra comunicazione: trasmissione delle azioni del responsabile PCT relativa all'anno 2018, ovvero è quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativa all'anno 2018. Chi è interessato è qui agli atti. Sono diverse oggi. Poi abbiamo un prelevamento dal fondo di riserva per interventi di manutenzione per ripristino puntuale elementi lesionati presso la scuola elementare Tabarani, sita a Camaiore, approvazione. Sono prelevamenti dal fondo di riserva, uno relativo alla scuola elementare Tabarani, dopo se interessa. Poi un fondo prendiamo dal fondo di riserva per le spese di riscossione coattiva ruoli PM. Poi abbiamo un altro prelevamento dal fondo di riserva, sconcessione contributo all'associazione Il Germoglio di Camaiore. Prelevamento dal fondo di riserva per
per campagna diagnostica integrativa al sistema di monitoraggio delle scuole medie Pistelli, sita in via Andreuccetti. Prelevamento dal fondo di riserva per concessione contributo all'Associazione Italiana Persone Down, IPD, Versilia. Concessione contributo economico all'Associazione Onlus di Camaiore mediante prelevamento del fondo di riserva. Prelevamento dal fondo di riserva per contributo alla Misericordia di Capezzano per acquisto di attrezzature e beni strumentali per potenziamento risorse in caso di eventi alluvionali. Trasmissioni verbali, in attuazione dell'articolo 7,3 del regolamento per disciplina dei controlli interni, si trasmettono copie dei verbali numero 2 e 3 relative al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del primo trimestre 2017. Poi abbiamo il foglio delle presenze relativo all'Unione dei Comuni, a tutti i Presidenti del Consiglio Comunale. Con la fine dell'anno 2018 appena avvenuta mi è gradito di trasmettere il foglio di presenze e assenze di amministrazione elette dal tuo Consiglio all'interno degli organi assemblari dell'Unione dei Comuni della Versilia. E questo è agli atti. Allora, io avrei finito, se ci sono consiglieri che vogliono la parola. No. Comunicazione, per le comunicazioni, Andrei. Allora, seguirà poi a questa comunicazione qui anche un ordine del giorno, se è previsto, se può essere previsto. Io faccio riferimento a quanto alcuni cittadini residenti in via Roma mi hanno chiesto. Sapete quanto io tengo alle piante mellifere? Quanto faccio un lavoro che chiaramente mi porta a essere così. I tili che sono stati tagliati in via Roma, giustamente, sono stati tagliati perché avevano dei problemi. L'abbiamo verificato e tutto. Soltanto ora ci sono qualche cittadino che dicono. Siccome i tili, sapete bene che, oltre a essere pericolosi, chiaramente quando sono malati, poi portano foglie, portano problemi e tanta gente davanti casa non ce li vorrebbe. Quindi qualcuno che ora si è visto tagliare i tili davanti casa chiederebbe se non fossero rimpiantati. Ora io chiedo questo se è possibile e appunto vorrei presentare un ordine del giorno anche in proposito se si può. Evitare di piantumarli davanti casa di queste persone, per quelli che non li vogliono chiaramente, però pari piante, ripiantumarle sul territorio del Comune di Camaiore. Quindi trovare un'area dove, se è possibile, l'intervento che è stato fatto ora dove ci sono sempre, che devono sempre tritare, capito? Dove ora, no, veramente sono stati tagliati i tigli, l'ho visto ora io, ci sono passato, ci sono sempre, come? Sì, via provinciale, sì, no, via provinciale. Se possiamo, siccome so che la provincia li deve ripiantare questi tili, ecco, possiamo evitare di piantarli davanti alle case di quei cittadini che non li vogliono, perché c'è qualcuno che mi ha detto a me mi dava annoia, ora che l'hanno tagliati vorrei evitare che me li rimettessero. Allora, se c'è questa possibilità di non farli rimettere, a patto grazie, che li vengano ripiantati. Poi aspetta, sì. Siccome, no. Il tempo è già 2 minuti, non è che li posso dare altri 5 secondi, ma non di più. No. Va bene, via. Se tanto mi dai tempo, volevo di un altro. Grazie, consigliere Andreini. Risponde l'assessore Perucci. Allora, noi in modo informale possiamo dare qualche consiglio alla provincia, però come lei ben sa, lì siamo su una strada provinciale dove la competenza è nostra, quindi non possiamo fare niente e decidere niente. E soprattutto i viali alberati sono tutelati dalla sovrintendenza, quindi ogni modifica delle alberature, dei filari di alberature sulle strade devono essere autorizzate in modo puntuale dalla sovrintendenza. Quindi io posso cercare di dare qualche raccomandazione, ma più di quello il ruolo del Comune praticamente non c'è, ecco, non ha nessun ruolo attivo il Comune in questa riqualificazione arborea. Quindi bisogna parlare con la provincia e la sovrintendenza. Sono questi gli enti. Grazie, assessore Perucci. Consigliere Erra. Buonasera.
Allora, io volevo fare due comunicazioni, nel senso, non so se avete fatto presente nello tratto di strada in via Vittorio Emanuele davanti alla macelleria Vecoli, che c'è un avvallamento, cioè c'è uno sprofondamento della strada. Ci passavo l'altra volta in bicicletta e mi sono reso conto che veramente la strada lì va sotto il livello del manto. Quindi vorrei che se è stato verificato e se sono stati presi dei provvedimenti. Poi volevo fare un'altra comunicazione, volevo dire al sindaco se ha preso in considerazione il fatto di fare un riconoscimento ad Asia Gentili e a Mattia Rossi, che sono quei due ragazzi che hanno vinto il campionato italiano di ballo e praticamente sono stati verranno portati a disputare il campionato mondiale di ballo. Quindi io mi auguro che l'amministrazione predisponga un premio, una targa o riconoscimento a questi due atleti del comune, uno del comune di Camaiore e uno del comune di Massarosa. Grazie consigliere Erra. Per quanto riguarda via Vittorio Emanuele, siamo già intervenuti stamattina alle 8:30, insomma urgenza, è già stato fatto lo scavo, già stato verificato che non è rotta la volta, ma c'è stato solo un problema superficiale in quel tratto, quindi lo stiamo già ripristinando, ma i lavori sono già iniziati stamattina alle 8. Grazie. Consigliere Iacomini. Ah no, scusi, no, ha ragione, sindaco, no, ora. Sì, no, allora tanto per prendere atto, magari insieme all'assessore Pescaglini, dico anche che è già previsto insieme tra l'altro ad altre premiazioni che volevamo fare, che sono quelle, insieme a Massarosa, sì, va bene, allora me lo ricordava, l'ha detto stampa, no, poi ci sono altre due premiazioni che riguardano le ragazze del Tira la Fune, che è una cosa che avevamo visto insieme all'assessore Pescaglini, e anche la pasticceria Lorenzo, che ha vinto ovviamente un'importante trasmissione televisiva. Grazie sindaco. Consigliere Iacomini. Grazie presidente. Assessore Pierucci, i cittadini di via Cannoreto mi chiedevano se c'erano aggiornamenti per quanto riguarda la riqualificazione di quella zona, e più la volevo invitare, se era possibile, a fare un sopralluogo per evidenziarle la situazione in cui versano alcuni cittadini relativamente alle proprietà che fronteggiano la via Cannoreto. Grazie. Assessore Pierucci. Entro sicuramente, penso, una decina di giorni verrà spaccata la via Cannoreto per la pubblica illuminazione, quindi chiaramente siamo in attesa di eseguire quel lavoro per poi capire le riqualificazioni da farsi. Però adesso dobbiamo, chiaramente c'è da rispaccarla, è nel sole, sì, per l'impianto della pubblica illuminazione, quindi siamo in attesa di quello. Già stati appaltati, come dicevo, i lavori alla società Enel Sole, credo che sia questione di giorni. Grazie assessore. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Sindaco. Sì, io per fare una comunicazione che riguarda l'avvenuta approvazione della delibera numero 39 del 18 febbraio 2019, con la quale la Giunta ha preso atto ovviamente degli indirizzi che il Consiglio Comunale aveva espresso nella deliberazione 68 del 19 dicembre 2018. Ha fatto un'istruttoria insieme all'ufficio tecnico, ha attivato ovviamente un dialogo con l'azienda interessata, che in questo caso era Erzo S.p.A., e ha deliberato l'affidamento intanto provvisorio di carattere temporaneo e d'urgenza a Erzo S.p.A. del servizio di gestione rifiuti per il tempo strettamente occorrente, comunque non oltre il 31/12/2019, al completamento degli adempimenti e delle misure operative necessarie per la qualificazione della società affidataria come soggetto in-house providing del Comune di Camaiore, previa questa importante deliberazione che poi passerà per la certificazione dell'in-house providing da questo Consiglio Comunale. È stato ovviamente, sono in corso tuttora le verifiche di rito previste in materia d'appalti, è stato detto appunto di approvare il piano tecnico finanziario e il disciplinare tecnico di servizio, sono stati dati tutti i mandati
agli uffici. In più, ovviamente lo dico perché il Consiglio Comunale si era espresso in maniera, come dire, attenta sulle esigenze del Comune rispetto però ai lavoratori, tra gli elementi essenziali del contratto in corso di stipulazione con Erzo S.p.A. è prevista una clausola sociale per il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di azienda ex articolo 2112 del Codice Civile. Questa era una doverosa informativa al Consiglio Comunale che riguardava per l'appunto l'adempimento al mandato che il Consiglio aveva dato alla Giunta. Grazie. Bene, ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Allora, se non ci sono nessun consigliere, visto che mancano ancora 10 minuti, quindi possiamo dare la parola per una comunicazione veloce all'assessore che aveva fatto richiesta. Ma semplicemente per comunicare, poi la notizia è di dominio pubblico, che il responsabile della piscina è stato assolto dalle accuse che lo riguardavano, e questa comunicazione è doverosa perché fu oggetto di una specifica interrogazione in Consiglio Comunale. Interrogazione a cui si fece, come dire, si dette una risposta interlocutoria proprio in attesa dello svolgimento del processo, e quindi diciamo la comunicazione appunto è doverosa per questo, per completare la risposta che fu data a quell'interrogazione. Sì, giustamente mi chiedevano, le comunicazioni hanno una durata massima di 30 minuti, i consiglieri hanno facoltà di chiedere, di intervenire. Sono passati 18 minuti, in realtà gli assessori non potrebbero fare le comunicazioni, però visto che mancavano 12 minuti la comunicazione era importante. Se non ci sono a questo punto altre comunicazioni, passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, le interrogazioni. Allora, la prima interrogazione è stata fatta dal consigliere Niccolò da Prato, ora gli chiedo se la vuole discutere in questo consiglio oppure... Grazie Presidente. E siccome l'interrogazione la presentai nel mese di dicembre del 2018, e per cui io direi di discuterla questa seduta. Grazie. Va bene, allora do la parola per l'illustrazione della mozione, dell'interrogazione, che non ha fatto richiesta scritta, giusto? Allora, 2 minuti per presentare la... Ecco, sì, rivolta all'assessore lavori pubblici Pierucci. E ecco, in questa interrogazione dove illustro appunto sollevo diverse problematiche di una strada, di una via di Ponte Mazzoli, dove al momento ci sono molte buche, ci sono, e rappresentano indubbiamente un pericolo per i cittadini. Inoltre chiedo all'assessore il perché, il motivo per cui parte della strada è stata asfaltata mentre una parte è rimasta totalmente in condizioni pietose. No, e quello lo chiedevo a lei, perché mi sono recato personalmente in comune, ma mi è stato detto che l'asfaltatura non è stata fatta dal comune, non è stata fatta dall'amministrazione, ma da una ditta privata. Però non so, non conosco il motivo per cui parte della strada è stata asfaltata mentre quell'altra parte è rimasta in condizioni, insomma, disastrose. Grazie. Allora, assessore Pierucci. Quella strada non è una strada inserita nell'elenco delle strade comunali del Comune di Camaiore. Pertanto il Comune di Camaiore oggi così... com'è, ha grosse difficoltà a procedere con un intervento proprio. Possiamo chiaramente aderire a forme di finanziamento e contribuzione a favore dei cittadini, però oggi c'è la necessità di, se riteniamo opportuno, di passarla fra le strade comunali del Comune di Camaiore. Questa è una strada vicinale dove c'è un evidente uso pubblico, quindi si giustificherebbe benissimo un contributo, però non è la ragione per cui non l'ha asfaltata mai questa amministrazione è che non è nell'elenco delle strade comunali del comune stesso. Non so chi l'ha asfaltata in precedenza, non noi, quindi chi l'ha fatto, se l'ha fatta la precedente amministrazione, chiaramente io non ne so niente, se l'ha fatta altri enti, allora
era giusto che la riasfaltassero perché chiaramente dovevano ripristinare dei danni fatti, però su quello non so, francamente ho anche guardato fra le carte ma non ho trovato niente. Ecco, oggi noi possiamo dare un contributo su questa. Grazie. Consigliere Da Prato. Sì, ringrazio l'assessore, soddisfatto della risposta, grazie. Poi è arrivata la risposta scritta a un'interrogazione fatta dal consigliere Lunardelli, della consigliera Rugani, e quindi appunto è arrivata la risposta scritta, quindi finisce qui, grazie. Pratica punto numero 3, anticipazione di liquidità con cassa depositi e prestiti, approvazione. Assessore Mecchi, rappresentazione della pratica. Sì, nella legge di bilancio ultima c'è stato un comma, il comma 849 dell'unico articolo della legge che permette ai comuni di poter accedere ad un'anticipazione di liquidità per favorire i pagamenti, visto che fra l'altro non va a influire per quanto riguarda l'importo sull'anticipazione in essere, che le condizioni sono praticamente la metà di quello che paghiamo sull'anticipazione di tesoreria, che ci permette di continuare nel lavoro che già abbiamo iniziato di diminuire i tempi di pagamenti del comune, e anche l'anno scorso siamo stati in miglioramento. Con questa operazione riusciamo praticamente a portare fino a ottobre-novembre a saldare tutte le fatture sospese, e ci permette quindi di andare incontro anche ai nostri fornitori ed evitare poi che ci siano penalizzazioni previste dalla stessa legge sul mancato rispetto dei pagamenti. Quindi abbiamo deciso di proporre al Consiglio Comunale questa operazione, che non è un mutuo ma è una semplice anticipazione, perché entro fine anno, entro il 31-12, andranno restituiti i soldi, quindi non va ad ampliare l'indebitamento come è già avvenuto in anni precedenti, ma va soltanto a favorire il saldo di fatture certe, liquide ed esigibili che sono attualmente sospese. Si tratta soprattutto di fatture dei servizi sociali e pubbliche istruzioni che hanno magari 5-6 mesi di ritardo, ma sono anni che sono in questo modo perché vengono pagate tutti i mesi, quindi una volta assorbito il primo periodo queste ditte non è che ci sollecitano questi pagamenti. Però questa operazione ci permette di rientrare, no, vero, ci permette di rientrare, credo che il Consiglio sia soddisfatto di questo, ci permette di rientrare, di migliorare i tempi di pagamento pagando un interesse, come dicevo, che è praticamente meno della metà di quello dell'anticipazione bancaria. A titolo informativo però vi informo che nell'esercizio 2018, facendo le dovute attenzioni, anche se non è facilmente misurabile perché l'ICI, sapete, viene di fatto pagata il 16 dicembre e i bonifici arrivano verso 28, 29, 30, 31, l'anno scorso arrivarono tutti il 2 e il 3 gennaio, quest'anno sono arrivati la maggior parte entro fine anno, quindi abbiamo chiuso il 2018 senza utilizzo di anticipazione bancaria. Quindi sottopongo al Consiglio Comunale questa delibera che, ripeto, per 1.301.000 erotti, 301.813,47 ci permetterà di saldare fatture in sospeso al Comune relative ai mesi del 2018. Grazie. Grazie Assessore Mecchi. Si apre il dibattito. Consigliere Erra. Sì, praticamente questa anticipazione di liquidità va nella direzione di quanto previsto dalla nuova finanziaria 2019, che ha introdotto, mi sembra, il comma 849, la possibilità di ricorrere ad un'anticipazione di tesoreria o diciamo di un'anticipazione presso istituti finanziari o presso la Cassa Depositi e Prestiti
Per quanto riguarda la chiusura di debiti nei confronti di aziende che hanno lavorato per conto del comune, di ogni singolo comune. Questa anticipazione, certamente questa anticipazione che è stata, che verrà fatta presso la Cassa Depositi e Prestiti, ha un costo, che è un costo dell'1%. L'1%. È vero che è inferiore al costo dell'anticipazione tradizionale, che è circa l'1,70%, quindi costa lo 0,70% in meno. E poi quel motivo, credo, di questa anticipazione è anche il fatto che in questa finanziaria si è stabilito, diciamo, una penalità se non si, non si facesse ricorso a questa anticipazione per i debiti non chiusi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Nel 2020 bisognerebbe accantonare il doppio di quello che si accantonerà avendo usufruito di questa anticipazione. Ora io sono un pochettino perplesso su questa pratica e dico e spiego anche il motivo, perché è vero che si vanno a chiudere, si vanno a pagare i fornitori e questo è un si vanno a chiudere fornitori e questa è una cosa positiva e mi fa piacere. Però mi rendo conto che il Comune Camaiore paga con questa anticipazione fornitori che è 9 mesi, i più remoti sono 9 mesi che attendono questi soldi, il 19% sono 8 mesi che attendono questi soldi, il 25% sono 7 mesi che attendono questi soldi, l'11,24% sono 6 mesi e praticamente i 5 mesi è il 17,45%. Quindi praticamente io mi fa piacere che la gente che lavora per il Comune di Camaiore venga pagata, ma io mi auguro che le aziende che lavorano per il Comune di Camaiore, e mi fa piacere che la legge vada in questa direzione, la finanziaria che è stata approvata, non venga pagata a 8 mesi, a 9 mesi, a 7 mesi, perché io vorrei vedere se ognuno di voi che lavora presso un'azienda riscuotesse lo stipendio dopo 8 mesi che ha svolto il proprio servizio. Mi sembrerebbe, ci sarebbe una sollevazione popolare. Quindi sì, dice l'assessore che queste aziende non premono, ma non premono per tanti motivi, non li va neanche di premere, no? Perché magari dopo si mettono in cattiva luce la volta dopo. E questa è una cosa sbagliata. Io mi auguro che nel 2019 e nel 2020 questa amministrazione riesca a pagare, a parte c'è una legge che imporrà di pagare i fornitori a 30 giorni, salvo che non ci siano accordi particolari, si possono rimandare a 60 giorni, quindi si andrà nel medio termine a pagare tutti i fornitori entro questo lasso di tempo, che mi sembra un lasso di tempo ragionevole. Quindi mi auguro che il Comune di Camaiore riesca nel giro di qualche anno a saldare tutti quei fornitori che sono mesi e mesi che attendono di essere pagati. Grazie. Grazie consigliere Erra. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Se non ci sono, consigliere Lunardelli. Sì, no, io semplicemente mi sembra una cosa doverosa. Vorrei ringraziare, non lo vedo qui presente, vorrei ringraziare il dirigente del settore relativo, cioè? Ah, non lo vedo. Perché devo dire che insomma, l'altra mattina è venuto alla capigruppo e secondo me ha dato un'illustrazione, direi, esaustiva della pratica. Quindi lo vorrei ringraziare perché alla fine l'abbiamo chiamato, è venuto dalla sua stanza, probabilmente stava facendo altro, quindi insomma comunque ci ha dato una spiegazione della pratica, quindi mi sembrava doveroso ringraziarlo in questa sede, grazie. Grazie, ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Se non c'è nessuno, passiamo alle repliche, siete in due, quindi nessuno. Assessore Mecchi. Certo, l'indirizzo, e poi il consigliere Erra lo sa perché nei bilanci consuntivi spesso l'abbiamo detto, di questa amministrazione è stato quello sempre di, personalmente ho chiesto di andare in anticipazione proprio per favorire i tempi di pagamento e siamo anche notevolmente migliorati, sul titolo 2 siamo scesi sotto i 6 mesi quando eravamo all'inizio di questa amministrazione, anticamente lontanissimi, quindi questa operazione ci permetterà di andare proprio in quel senso lì, anche perché
non vogliamo subire penalità e vogliamo giustamente che chi fa un servizio in modo corretto sia pagato nei tempi previsti dalla legge. Quindi abbiamo proposto questa operazione proprio per avvicinarci a questo obiettivo che abbiamo fra l'altro però sempre ricercato. Grazie Assessore, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono consiglieri che chiedono la parola? Non c'è nessun consigliere che chiede la dichiarazione di voto. Se non ci sono, consigliere Erra. Sì, ribadisco la finalità della legge è una finalità giusta, è una finalità che va incontro alle esigenze dei fornitori. Noi riteniamo, se ne è parlato nel corso di una preconsigliare che abbiamo fatto, però che sarebbe stato bene che il Comune di Camaiore questi soldi li avesse accantonati nel passato. Io non sto a guardare se 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, se si ragiona così non se ne viene mai a capo, si pensa sempre al passato, guardiamo al futuro, siamo lungimiranti, cerchiamo di migliorarci e non cerchiamo sempre di guardare al passato, quel passato che ormai la gente non può più neanche sentir nominare il passato. Pertanto per questa pratica qui noi votiamo contrariamente, grazie. Grazie consigliere Maggi. No, io credo che il dato importante di questa pratica, il dato importante di questa pratica è quello che ci diceva prima l'assessore, che noi è vero che siamo partiti con tempi piuttosto lunghi di pagamento, ma l'operazione che stiamo facendo da quando siamo entrati è sempre stata quella di ridurre questi tempi di pagamento, e l'operazione di stasera non fa altro che andare in questa direzione. E meno male, ce lo diceva anche il consigliere Erra, che il Comune di Camaiore migliora i tempi di pagamento per le imprese che lavorano col Comune di Camaiore. Quindi, come dire, se questa è l'operazione e su questa operazione credo nessuno possa avere qualcosa da ridire, no? Perché, come si diceva, quello che facciamo non è altro che andare incontro a coloro che hanno fatto un'attività e che hanno lavorato per il nostro Comune. E allora, ecco, votare contro, insomma, mi lascia un attimino perplesso, ma insomma, magari poi il consigliere Erra lo spiegherà a quei 100 e passa persone che finalmente, dico, riceveranno dal Comune i dovuti pagamenti. Grazie. Ci sono altri capigruppo che chiedono la parola? Bene, allora mettiamo in approvazione anticipazione di liquidità con cassa depositi e prestiti, approvazione. Favorevoli? Contrari? 3, 4, 6. Astenuti? 7. Allora, la pratica è passata da tutti i componenti presenti della maggioranza più il consigliere Matteucci, invece il voto contrario di tutti i componenti dell'opposizione, ad eccezione fatta del consigliere Micheli che è uscito. Bisogna rendere l'immediata eseguità della pratica. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, la pratica è stata votata all'unanimità dei consiglieri presenti.